In un anno, da settembre 2015 ad agosto 2016, la Sanità Veneta ha erogato 40.000 prestazioni ai richiedenti asilo inviati dal governo nella nostra regione. Il costo stimato tra gennaio 2015 e agosto 2016 è pari a 2.390.000 euro. La stima è della Direzione Prevenzione della Regione, secondo cui sono attualmente 11.000 i migranti in carico alle aziende sanitarie. La 9 di Treviso e Oderzo è, tra le ULS, quella che ha in carico il numero più alto di individui in tutto il Veneto, ben 1611. Gran parte dell'impegno è costituito da attività di prevenzione e verifica dello stato di salute degli immigrati tra vaccinazioni, visite, test TBC e raggi. Un lavoro enorme di fronte a un fenomeno che lo Stato ci ha lasciati soli a gestire, ha commentato il governatore Luca Zaia, che da Padova, insieme al leader del Carroccio Matteo Salvini, è tornato ad affrontare il nodo profughi attaccando il governo. Se c'è qualcuno che ha colpa è proprio il ministro Alfano, il ministero degli interni, che sta affrontando questo problema, che è quello dell'immigrazione, senza alcuna soluzione. Prova ne sia che i tre governatori, il sottoscritto, il governatore della Lombardia Roberto Maroni e Giovanni Totti della Liguria, hanno presentato la famosa carta di Genova, nella quale si dicono le procedure da adottare, una sorta di roadmap per fare in modo che gli immigrati non arrivino più, o quantomeno arrivino gli immigrati che sono profughi veri e non tutti questi immigrati che, dove due su tre non c'entrano niente con i profughi. E a Roma e Bruxelles Zaia chiede di mettere mano al portafoglio. Non credano che il conto della sanità lo paghino i veneti, dice. Se non hanno soluzioni intelligenti per gestire il fenomeno, risarciscano almeno i danni economici. Per nulla tenero neppure Salvini. Noi al governo abbiamo non ministri ma scafisti, che ormai vanno a prendere in Libia a casa loro quelli che sono clandestini, non profughi. Quindi il problema non è salvare oggi Abano, condannare Cona, salvare Milano, condannare Trieste. Il problema è blindare le frontiere e espellere chi non ha diritto di essere qua.